Come ti fa male la testa? Guarda che non è un bel sintomo, amore. Se nell'eventualità ti devo portare... No, no, perché... basta, mamma, per favore. No, sì. Mamma, basta, dimmi la verità. La verità è che se continua a gonfiare, sì, amore, dobbiamo per forza andare in ospedale. Ma dobbiamo andare ora. Veramente. Ti ho appena dato un pochettino di antidolorifico. Niente, dopo. Tutte e due. Aia, papà. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine. Non pensavo di fare un video oggi così, ma bensì eravamo fuori a fare delle commissioni io e papà Antonio. Chiara era con la babysitter. A un certo punto la babysitter mi chiama e mi dice: Giulia, guarda che Chiara è stata punta. E gli ho detto: ma dove? È stata punta alla mano, ma non sta né piangendo, è tranquillissima, non piange e non ha neanche dolore. E quindi ho detto: vabbè, meno male. Pensavo che si fosse fatta veramente male, quindi corro a casa e inizialmente era tranquilla, aveva il ghiaccio sopra la mano, ma poi lungo andare continuava sempre a peggiorare la situazione. Difatti abbiamo provato ogni rimedio immaginabile possibile, ma a quanto pare la manina continua a essere gonfia. Adesso valuteremo nelle prossime ore che cosa fare. Nel mentre vi facciamo vedere qualche video di quando Chiara prima stava proprio male male male, fino a che non ho deciso di mettergli la mano nell'acqua col ghiaccio, quindi acqua fredda con ghiaccio. Quindi niente, guardate. Amici, mio punto ha già un altro sul dito. Fa male? Un po', quando lo alzo. Chiara, è passata quasi un'oretta. Ti fa più male adesso che prima, vero? Fa vedere? Vai, alza. Mettici bene il ghiaccio sopra. Spero che ho le vitone, una cosa. E così? Senza cazzo? Vuoi provarla a mettere un po' sotto l'acqua? Proviamo? Proviamo a metterla sotto l'acqua fresca. Proviamo a metterlo sotto l'acqua fresca. Come va? Un po' meglio, amore? Vuoi mettere la mano? Ti preparo... No, mi va male. Se no ti preparavo, amore, un contenitore con del ghiaccio dentro e tu immergevi. Va bene. Va bene, proviamo? Sì, così faccio un po' di ghiaccio, un po'. Di acqua, ok, preparo. Prepariamo ghiaccio e acqua. Vai, togli, amore. Brava, brava. Ok, metti la manina dentro. Ok. Un po' meglio? Dai. Vediamo tra un po' se passa. Vabbè, amore, comunque le api controllano il loro territorio, quindi no, se sentono minacciate, ti pungono, amore. Ma succede. Dove ti sei nascosta? In un punto magari che per loro era la loro casa. Senti. Ste api. Però guarda un po' che col ghiaccio e acqua va meglio. Rimedio approvato. Ecco, avete visto? Chiara ovviamente addirittura si è messa a piangere perché veramente aveva tanto, 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 tanto bruciore. Ora adesso andiamo a vedere, spero che Chiara nelle prossime ore stia bene, ma ovviamente noi la teniamo sotto controllo, perché ricordatevi che le punture, soprattutto di api, sono molto pericolose. Ovviamente Chiara fortunatamente non è allergica, se no rischiava anche uno shock. Quindi mi raccomando, voi quando vedete le api allontanatevi, perché possono farvi veramente male. Vabbè, intanto teniamo sotto controllo la situazione di Chiara, io vi aggiorno di passo passo, quindi non vi preoccupate, vi facciamo sapere tutto quanto bene. Scusate, ma oggi era da farvi vedere che cosa è successo alla nostra Chiaretta. Vorrei dirvi una cosa, macchiette e macchiettine. Stanno terminando i nostri clip phone, macchiette e macchiettine. Quindi se volete ricevere a casa il vostro clip phone personalizzato, mamma Giulia e figlia Chiara, questi qua, è semplicissimo. Ne dovete acquistare 4 di questi qua, qualsiasi, in edicola, e voi riceverete a casa un clip phone personalizzato MGFC. Quindi scattate una foto, mandate l'email a MGFC collab
@gmail.com e riceverete un clip phone personalizzato di mamma Giulia e figlia Chiara. Allora Chiara, com'è? Brucia, brucia, brucia. Mamma mia, però Chiara, non smetti di gonfiare sta mano, mamma, fammi vedere. Mamma mia, ho trovato una fossa, cioè c'è un fosso, una fossa, vedi qua. Guardate qua, allora il pungiglione è qua. Difatti, ma l'abbiamo tolto? Sì amore, ha detto la tata amore che te l'ha tolto il pungiglione. Sì, cioè, era... Fa ancora male amore? Brucia, brucia, brucia. Era lungo? Come lungo? Sì. Era alto? Fuoriusciva? Ok. Era tipo così. Ah, quindi non era tutto dentro? No, era così. Ah, ok. La babysitter, la tata, l'ha fatto così. E l'ha fatto fuoriuscire. Meno male, amore, che c'era lei che ti ha dato una mano. Ma si può sapere tu dove sei andata? Gliel'hai già spiegato. No, tu, dove sei andata? Andiamo fuori, andiamo a vedere? Ti va? O vado io a far vedere dove ti sei nascosta, dove c'erano le api? Occhio che non ti pungono. No, andiamo a vedere, ma stiamo lontani, sono ok? Cattive. Sono cattive. Cioè, perché stavano contando la babysitter e Diego, e a un tratto io vedo un'api, mi stavo per allontanare, ma loro dovevano contare fino a 30. E loro erano tipo a 25. Quando a 25 c'era quest'ape, sì. Io mi stavo per allontanare, me ne stavo per andare, boom. E ti ha punto l'ape? Yes. Bene, ottimo. E scusa, quando tu sei uscito prima, cosa hanno detto la babysitter e Diego? Che non capivano perché urlavano, non capivano cos'era successo. Mannaggia. Praticamente, mamma, io mi volevo nascondere in un punto, però Diego aveva sbirciato. Erano tipo a 20, mi dovevo sbrigare, mi trovavo nascondigli, sono andata lì. Mannaggia. Allora Chiara, facciamo una cosa, nel mentre che tu sei ancora qui con la mano a mollo, che sembrerebbe che stia andando leggermente meglio, meno male, io vi vado a far vedere il punto, mamma mia ragazzi che mano gonfia, il punto esatto di dove Chiara è stata punta, quindi andiamo insieme a scoprire il nascondiglio dove Chiara pensava di farla franca. Ok, vi faccio vedere esattamente il punto di dove Chiara praticamente si è nascosta, dove poi è stata punta. Allora, adesso che non c'è Chiara, amici, vi volevo dire che mi sono veramente spaventata. Perché? Allora, quando io sono arrivata, lei era tranquilla e non piangeva. Ma più andava avanti e più cominciava a lamentarsi e più cominciava a piangere. E ecco, siamo arrivati dove praticamente si sta nascondendo Rocky. Lei praticamente era nascosta qua dietro, dove voi vedete qua praticamente c'è un nido di api. Abbiamo già chiesto di farlo levare, l'avevamo già levato una volta, ma a quanto pare serve ben poco, perché bisognerebbe abbattere tutta questa quercia, perché abbiamo provato anche con la disinfestazione, ma non è servita praticamente a nulla. Gliel'avevamo detto a Chiara di stare lontano, ma comunque si è messa lì dietro e un'ape la punta. Vabbè, vi ho fatto vedere esattamente il punto dove Chiara si era nascosta, ma vi volevo dire che comunque vi stavo dicendo che mi sono spaventata, perché inizialmente lei non piangeva e la mano continuava a gonfiarsi. Quindi ho detto, dato che lei era già stata punta e ovviamente fortunatamente lei non è allergica, però mi sono spaventata perché puoi anche diventare allergica di qualcosa. E quindi ora fortunatamente è tutto ok, ma mi sono veramente spaventata. Vabbè, intanto andiamo da Chiara e vediamo se gli è passato oppure no. Andiamo. Chiara, allora com'è? Come sta andando? Così così? Fammi un po' vedere la manina. Ah, guarda che dito gonfio. No, però è passata rispetto a prima, ma... Sì, amore, mannaggia. Prima era più gonfia, la mano era tutta gonfia. Com'è però il dolore? Non tanto. Sto tanto fuori, non fa male. Ah, ecco, quindi solo mettendo l'acqua qua dentro riesci a stare sì, meglio? Anche se sto tipo un minuto fuori dall'acqua ci posso stare. Ok, dai, allora controlliamo di nuovo. Cioè poi? Sì. Stanotte mi cadeva nelle orecchie. Sì, no, vabbè, ma tu in questi giorni ce l'hai tutte, cioè veramente. Allora dovete sapere che stanotte Chiara ha avuto mal di orecchie, perché gli è entrata un pochettino di acqua del mare. Poi oggi ovviamente la mano. Ma Chiara, ma cosa combini? Possiamo tagliare un pezzettino di questo?
No, amore, quello non si può tagliare, cucciola. Che cosa vorresti fare? Perché vorrei tagliare a un quadratino. Me lo tengo sempre in mano, così posso camminare, posso andare lì. No, tanto lo puoi tenere anche tutto. È piccolissimo. Cosa? Quello, tienilo in mano. Vai fuori, così puoi andare fuori. Vai a giocare tranquilla, poi ogni tanto ti tengo sotto controllo, ok? Non posso ricaricarti, come se no, senza pezzo di carta mi fa male. Ok. Ok, sono praticamente passate di nuovo una ventina di minuti. Oh, Kika, che c'è? Cosa? Dimmi, non ho capito. Mi fa male la testa. Come ti fa male la testa? Guarda che non è un bel sintomo, amore. Hai mal di testa? No. Ti gira la testa? No, vabbè, Chiara. Chiara, come ti fa male la testa? Adesso è quasi un'ora e mezza che è stata punta. Le cose non stanno andando granché bene. Il dolore sembra che... Mamma, l'orecchio. Pure l'orecchio mi fa male. Devo mettere le gocce all'orecchio. Mettiamo anche le goccine all'orecchio. Aspetta qua. Aia, l'orecchio. No, mamma, prendimi queste gocce, per favore. Ma che cosa abbiamo? Ha bruciato. Allora, vieni. Togliamo la carta. Piano. Ok, mettiamo le goccine. Uno. Piano. Due. Me li stai mettendo un po' fuori. Tre. Quattro. E cinque. Stai ferma così. Allora, Chiara, stanotte l'orecchio e adesso la puntura dell'ape. Aspetta, fammi alzare. Sì? Ok. Teniamo così. Ok, fammi vedere il ditino, amore. Come gonfio. Aspetta. Tira su un attimo. Au! Ma siamo sicuri che non c'è il veleno, Chiara? Che basta, mamma! Ma Chiara, ma guarda, andiamo fino al pronto soccorso? Allora, Chiara, è abbastanza gonfio, ok? Allora, adesso quasi chiamo la pediatra. Sapete che cosa mi dice? Se nell'eventualità ti devo portare... No, basta, mamma, per favore! Amore, allora, togli la carta. Puoi togliere la carta. Analizziamo insieme com'è il dito. No! Oh! Metti caso che è meglio che andiamo al pronto soccorso. Andiamo al pronto soccorso. Ok, ma mi fai vedere per favore prima? No, l'hai già visto. Ok, togli la carta. Tieni. Ok, togli, mettila là dentro la carta. No, perché? Voglio... Apri le ditina, fammi vedere bene. Ok, guarda qui tutto com'è gonfio. Io non so che cosa fare, Chiara. Niente, ragazzi, scusate, spegniamo un attimo. No, dimmi la verità. Allora, amore, adesso a parte gli scherzi. No, mamma, basta, dimmi la verità. La verità è che se continua a gonfiare, sì, amore, dobbiamo per forza andare in ospedale. Ma dobbiamo andare ora. Adesso vediamo. Preferisco andare ora che stasera. Allora, facciamo così, aspettiamo ancora un'oretta, ok? Ancora. Se nel caso non si dovesse sgonfiare, allora andiamo fino al pronto soccorso a capire se devono farti magari una punturina, darti una medicina o qualcosa. Ma per il compleanno di Diego ce la faccio. E certo che ce la fai, domani è il compleanno di Diego, oggi sono il 16, tranquilla. Tu ti puoi perdere il compleanno di tuo fratello? No. Allora, sei serena. Macchiette e macchiettine, io e Chiara abbiamo deciso di aspettare ancora un'oretta e capire se fare un salto al pronto soccorso. Nel mentre, amore, io vado a chiamare un attimo la pediatra, ok? No, stai qua, voglio... No, Diego, vieni qua, ok? Tieni compagnia tua sorella. Io intanto chiamo la pediatra. Allora, macchiette e macchiettine, ora mi conviene chiamare la pediatra e capire... Dai, ce l'altra parte, domani festeggiamo il mio compleanno. Lo sai, ragazzi, che fa la truccatrice, lei? Dottoressa, buonasera. Sì, sono la mamma di Chiara. Sì, mi scusi se la disturbo. Circa un'oretta fa Chiara è stata punta nell'anulare sinistro e purtroppo continua un pochino a gonfiarsi. Cioè, non faccio la truccatrice, io faccio tipo di segnini. Capito? Tipo, se qualcuno mi chiede, mi puoi fare un che lei lo fa? Tipo qua,
Sì, è tipo acquarelli che si possono levare. Sì, cosa potrei fare? Ok, va bene. Ok, no, allora abbiamo messo subito il ghiaccio e l'abbiamo disinfettato e il pungiglione l'abbiamo tolto. Ok. Quindi mettiti in forma. Ora arriva la mamma. No, chiama un attimo la mamma. Guarda, guarda, guarda qua. Sì, e ovviamente abbiamo messo un pochettino di ammoniaca. Ok, sì. Sì. Bimbi, arrivo un attimo. Ok, va bene. Ok. La ringrazio, allora la tengo informata. Sì, arrivo. Ok, grazie, grazie. Chiara, arrivo. Eccomi. Mi vuole chiamare. Amore, ho chiamato la pediatra, mi ha detto. Poi invece di andare a migliorare sta andando a peggiorare. Niente, amore, mi ha detto che dobbiamo aspettare. Aspettare che se nell'eventualità che non passasse dobbiamo fare per forza un salto di pronto soccorso. Non riesco ad andare ora, che più tardi. Amore, no, perché gli ospedali a parte che ti fanno passare dopo ore e dobbiamo vedere l'evolversi. Tanto tu non sei allergica, quindi non sei in ma forma. Ma come sei tu? Amore, perché a quest'ora saresti andata in shock, quindi saresti collassata, saresti svenuta e quant'altro, quindi stai tranquilla. Okay? Dai, quando metti il sangue pieno. Sì, te lo ricordi, amore, quante volte è successo con Chiara? Una volta stavamo registrando e sono venuta. Me lo ricordo, mannaggia. Vabbè, aspettiamo, amore. Mi fa male pure lo stesso. Pure. Eccoci qua, macchiette macchiettine, tragedia. Prima la puntura, poi l'orecchio, prima l'orecchio, poi la puntura. No, veramente. Hai l'orecchio. Adesso ha pure male all'orecchio, no, veramente. Mi ha appena dato un pochettino di antidolorifico, ma niente, a dopo. Allora, scusate se prima abbiamo chiuso la telecamera in maniera brutta, ma purtroppo Chiara non sta per niente bene, quindi scusate, ma ora non posso più parlare. Appena Chiara starà meglio vi faremo sapere. Guardate, sta continuando a piangere. Così. Allora, con la situazione abbiamo iniziato la registrazione con una puntura, adesso fa male tantissimo l'orecchio, quindi ora andiamo giù di sotto, prendiamo del cotone, io ho messo le gocce e aspettiamo e vediamo. Mi fa male tutte e due, aia papà! Non è normale. Macchiette, vi volevo solo far vedere che Chiara è bellissima con questa benda. Scusate, ma abbiamo staccato perché prima era in fase di dolore acuto. Adesso sembrerebbe un pochino più tranquilla. Ok, allora, sembrerebbe che ora la situazione sia abbastanza sotto controllo. Quindi macchiette e macchiettine, state tranquillissimi. Sì, è vero, una puntura di ape è molto dolorosa e brucia parecchio, però ricordatevi che è sempre un essere vivente che ovviamente deve proteggersi da se stessa e quindi rischia a volte che le api non per forza ti devono pungere, quindi state tranquilli, non abbiate così tanto paura dell'ape perché sono praticamente innocue, quindi sono un po' come le zanzare, solo che le zanzare fanno meno male. Vabbè, intanto mamma Giulia fa qualcosina da mangiare e a breve vedremo Chiara come sta. E ovviamente vedremo se Chiara ha appetito, perché faremo bistecca e insalata e vediamo se questa sera Chiara mangia. Allora amici, come vi ho accennato prima, ora Chiara si è seduta a mangiare, è un pochettino a pezzi, ma ha sempre la sua bacinella col ghiaccio. Abbiamo cambiato il ghiaccio. E abbiamo cambiato il ghiaccio e l'abbiamo messo nuovo. Vero Chia? Fai vedere dall'altra parte la manina? Eh beh, dai, sta andando meglio. Com'è? Com'è? Male, scusa. Vabbè, ragazzi, noi ceniamo. Niente, ragazzi, noi ceniamo a dopo. Tralasciando che Chiara ha una maglia e tutta praticamente... Però, come stai, Chiara? Benissimo. Facci vedere la manina. Ok. Dai, 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 meglio, 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 meglio.
i capelli. Oh, ma Chiara, ma la felice di farmi spaventare oggi? Allora, macchiette e macchiettine, sembrerebbe che Chiara si sia, come dire, ripresa. Quindi il peggio è passato, speriamo. Nulla, prima di andare a dormire vi facciamo l'ultimo super check. Momenti, mi stavi infilando un dito nell'occhio, comunque. Un dito, una... e una... treccina. Niente. Quindi... aggiorneremo. Brava, aggiorneremo. E direttamente prima di andare a dormire. Oh, sperando mia. Che Chiara... si dia una lavata, perché dovete sapere che questa oggi era la maglia per giocare in giardino e no, che non si è ancora tolta. Era il mio pigiama. Ah, addirittura il tuo pigiama? Sì, bene, ci ha pure dormito. Quindi pensate che da ieri sera che Chiara non se lo toglie. Brava! Complimenti! Complimenti! Complimenti. Però queste cose si fanno solo quando si sta a casa. In no. vacanza, in vacanza, in giardino. Vabbè, a dopo. Allora, mamma Giulia ha riordinato e sistemato tutto quanto, come potete notare, quindi abbiamo terminato di mangiare. Fuori è già buio perché sono già le 10 di sera e ora Chiara si va a preparare per la notte insieme a Diego. Diego metterà l'apparecchio, invece Chiara si darà una bella lavata perché praticamente è da oggi che ha la stessa roba indosso. Allora Chiara, anche tu di fatti vi andate tutte e due a cambiare. Gli fa ancora un pochettino male. Non brucia più che altro, cioè mi dà fastidio. Mannaggia. Vabbè amici, che dire, andiamo giù di sotto, prepariamoci per la notte e prima di andare a dormire vi facciamo vedere la manina e l'orecchio come stanno. Ok amici, mi sono cambiata e niente, la mano va così e così, però un po' si è gonfiata un bel po' e... niente, mi sono fatta la treccia, dopo la mamma mi fa dall'altra parte perché la mano. E niente, ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Allora amici, pensavamo che andasse un po' meglio, invece adesso sono le 10 passate di sera e praticamente Chiara si sta lamentando per il dolore. Niente, vi aggiorneremo domani, ci vediamo con un prossimo video e un video amici super tragico. Vabbè, sono cose che succedono ma non dovrebbero succedere. Ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao macchiette e macchiettine! Bussa alla mia porta, che vergogna, ti prego sono in ciao.